Allora, sento Barzetti. Allora, fagiolina. Guardate che bella, sembra delle caramelle. Mi piace tantissimo questo barattolo. Sì. Vedete, le fagiolina del lago Trasimeno che sì. lui adesso utilizza nel risotto. Sì. Abbiamo detto che non va... Va solo bollita 40 minuti, non può essere usata subito, sì. non gonfia, Evelina, è importante. Certo, proprio come sì. diceva la produttrice, per la mancanza proprio di questa pellicina. È importante, perché tanti non mangiano legumi proprio un per il gonfiore. Un po' come le lenticchie decorticate. Esatto. E allora, cosa ne facciamo adesso? No, ho avuto l'occasione, perché da noi c'è, e da noi c'è, c'è per esempio il fagiolo dall'occhio di Brebbia da noi, esatto. che è molto simile, molto piccolo, però me la sono fatta arrivare prima grazie alla redazione e ci ho lavorato tanto e l'ho studiata come si deve, quindi sono contento poi di raccontarvi un sacco di cose. Dai, allora parla tu che noi ti ascoltiamo. Allora partiamo con proprio la cottura, in questo caso abbiamo semplicemente un filo d'olio appena appena iniziale, sedano, carota e cipolla o cipollotto fresco, lo tagliate così sì, grossolanamente, esatto. così tagliato un po' più che a brunoise, una via di mezzo tra una brunoise e una mirepoix, un dadino. Lo si fa rosolare con dentro qualche erba, ecco, questo è fondamentale. Ecco, io propongo da adesso in poi di usare sul sedano, carota e cipolla il metodo Barzetti. Le facciamo vedere, ma le abbiamo già tagliate. Il metodo Barzetti. No, perché una sta lì a tagliare sedano, carota e cipolla è una noia morta. Ma basta, sì. già pronte. Andiamo okay. oltre noi. Va bene. Allora, sì. delle erbe, importantissimo, quindi vabbè. Della loro, potete okay. fare anche un mazzetto, un bouquet garni, abbiamo del dragoncello, fondamentale adesso, iniziano a entrare in gioco le erbe, mi raccomando, esatto. della salvia e poi il re del bosco, in questo momento il re del bosco è arrivato finalmente, è l'aglio orsino. Il famoso aglio orsino, sì, è vero? È buonissimo. Che buono, allora, ma è bene, più delicato. È molto delicato e quindi bisogna usare. E buttiamo dentro tutto insieme alla nostra fagiolina. Sì, sì. si fa rosolare. Se uno non avesse questa fagiolina e volesse sì. copiare, basta che abbia una sorta di legume piccolino sì, come sì. questo. Ecco. Sì, sì. No, per dire, non è che magari non spaventate, se uno dice non ce l'ho. Può usare delle lenticchie certo. decorticate, può usare delle altre poi cose. Poi siamo qua anche per far girare un'economia sana e quindi ben venga che i giovani inizino a coltivarla. Come? Non è l'economia coltivare solo questa, ma come si vedeva i produttori coltivano anche altro. Quindi è un'unione. Infatti, ci cerchi sempre legumi, come? In Campania abbiamo i fagioli a formella che anche... I fagioli esatto. a formella hanno una pellicina molto sottile, quindi si prestano più o meno allo stesso modo. Bravo, quindi a seconda di quello che voi avete sì, sì. nella vostra zona. Pensa che WWF individua uno dei problemi del futuro sul fatto che il 75% del cibo che mangiamo viene solo da 12 specie vegetali. Cioè, tutto il mondo, Cioè, quindi bisogna aumentare proprio la diversificazione anche nella singola varietà. Intanto che rosolano, infatti, per dire, io ho fatto delle prove. Allora, anche se li voglio ammollare eventualmente, li posso ammollare perché magari abbiamo pure di dimenticarli in dispensa, li ammollo comunque una notte in frigorifero, dopodiché li sottovuotate e li tenete lì. Li esatto. potete congelare per tenerli tutta la stagione. Il congelamento e la caratteristica di questa fagiolina, che ha la pelle sottile, va bene poi anche per chi ha difficoltà, per esempio gli stomizzati per le fibre lunghe. Certo. Quindi in questo caso andiamo ad aiutarli e possiamo dare comunque giusto. Un legume che è importante. No, ma tanti non digeriscono il legume. Sì, sì, questi cioè, ad esempio a me, io quando mangio i legumi che pure mi sì, piacciono. Questi sì, questi poi ci possono essere delle controindicazioni esatto, anche cliniche sì, a seconda dei casi. La caratteristica dei colori diversi. Ok, infatti. Quando poi me li sono studiati vedi che sono diversi. Sì. Come fanno ad essere diversi? Non sono piante diverse, ma sono sempre loro. Però mi ha ricordato molto, sai cosa? Un altro elemento ancestrale, un'altra creatura, che è l'Enkir. L'Enkir esatto. non sono uguali tutte le è vero, spighe, è uguale questo, è ancestrale. Anche quello è un grano antico. Non siamo ancora riusciti fortunatamente ad addomesticarlo, è vero? È vero, è vero, è vero. Sì, sì, e rispecchia la biodiversità italiana, ognuno di noi è diverso, no? È certo, che sono meno morto, male. Sei bionda. Esatto, meno male, va, che noi abbiamo diverso. Unici nella nostra unicità. Sì. Allora, qua va avanti per 40 minuti, no? Sì, facciamo sì. bollire. Assolutamente, si fa andare avanti e si cuoce in questo modo. Io vi consiglio di mettere dentro sempre un poi incominciamo a rinfrescare i nostri piatti, l'acidità, in questo caso del pomodoro giallo, del datterino schiacciato perfetto. O altro messo dentro. Si cuociono circa 40 minuti, come diceva la produttrice, e abbiamo già la nostra preparazione. Guardate come diventano, eh?
Sì. Facciamoli vedere bene, guarda. Sì, bellissimo. E già sono buoni così con un goccio d'olio e finito lì. Sì, sì. Ok. La nostra è già parte proteica. Allora, abbiamo il nostro fondo e andiamo a fare una cosa molto simile, un'altra preparazione delle nostre zone, che è la panissa vercellese. Cioè? Quindi andiamo a prendere del buon Sant'Andrea, lo andiamo a tostare così a secco, senza nient'altro, che non abbiamo bisogno di altro. E cosa andiamo a fare? Andiamo a recuperare prima qualche fagiolina dalla cottura. Fate proprio così, ve lo faccio vedere così capiamo bene. Si va a togliere e si tiene da parte. Queste entreranno in gioco dopo, perché vediamo due piatti in uno. Va bene, questi li possiamo togliere. Qua non c'è bisogno di fare altro che prendere e andare a sfumare il nostro riso, portandocelo a cottura con questi. Con la fagiolina. Cottura non di il brodo, fagiolina. Tutto, anche i fagiolini dentro, come vedete. Quindi lì diventa il brodo del nostro riso con dentro anche la fagiolina. Quale? Si fa così la panissa. Dopo un po', dopo circa 10 minuti neanche, abbiamo questa preparazione, che è il nostro risotto, che inizia a cuocersi. Inizia questo sodalizio del riso con la fagiolina. Viva la fagiolina. Ma qua... Allora, detto vi questo, sorprenderà. Sì, iniziamo. Cos'è questo barattolo ad segreto? Un po' di cose. Cosa abbiamo? Questo barattolo segreto. Cos'è l'ardo? No. Questa è la duia, no? Cioè, questo è il contenitore, la duia, che una volta era in terracotta. Allora, okay, plastica, il secchiello. Questo è il Mario che me li prepara. Ma cosa c'è dentro? Carpignano. Mario e la Laura. Non posso dire che la Laura è la regina dei salami perché non è bello, no. Però. Loro però... sono de... sì. Vabbè, cosa vuol dire? E sotto è un metodo di conservazione, file ferro, tante creature meravigliose italiane nascono da una necessità, quella di nasconderlo. Se no, passavano e quindi ce le l'ardo c'è la salsiccia. Portavano via, no? I passatori e via, portavano via. Sotto l'ardo loro vedevano queste anfore piene di grasso e dicevano, il grasso lasciamoglielo lì, non glielo rubiamo. E invece sotto c'era sotto... il companatico buono. Sì. Questo che salsiccia è? È il salame della duia. Senti che canzone. La famosa... Il salame della salame duia. Salame duia. Che è piemontese. Brava. Ma che voi potete utilizzare, cioè si può utilizzare un salame... La salsiccia. La salsiccia, normale. La salsiccia, normale. In questo caso dovevo portare questo il prodotto. Livello vicino è alla giusto. Fagiolina. Bisogna portare una Ferrari, uno qualcosa di eccellente. Quindi ho portato questo. Ma questo, guarda. E quello è veramente la Ferrari del salame. È la Ferrari del salame. Ma si può, ma è così crudo. Il capofamiglia non è crudo alla fine, perché questo è dentro da almeno 4 mesi. Il capofamiglia prende, divide, condivide. Ed è una roba. Mangialo proprio così con le mani. Cioè, ma è una cosa incredibile. C'è una roba fuori di testa. Tanta roba. Io l'ho assaggiato già, però... Mamma mia. Posso assaggiarlo? Ma certo. Vieni, dai, te lo do da un pezzettino. Ma tu, Anto, non ce l'hai tanto distante? Perché comunque nelle zone di Novara, di Vercelli, non è proprio Piemonte, alto. No, te l'ha già dato. No, me l'ha dato. Ma guarda. Allora... Una roba assurda. Un uomo assurdo. Allora, detto questo... Quindi entra dentro in gioco la nostra... Sì. Mettiamo dentro salsiccia e a questo punto andiamo a prepararci il nostro olio, perché sarà mantecato anche olio. Sarà mantecato è giusto. Adesso vediamo come quindi si fa. Quindi non col burro, ma mantecato con l'olio. Misto di erbe, dragoncello, quindi ripeto. Quindi hai messo dentro l'aglio orsino. Salvia, basilico, aglio orsino. E qua cosa hai messo? L'olio intanto olio a scaldare? Olio a scaldarsi e basta. Che olio hai messo a scaldarsi? Questo è un olio classico extravergine. Ok. Olio. Mettiamo dentro, vedete, tutte le erbettine. Ok. Attenzione, va bene. Perché era un po' caldo. Così. Quanto deve stare dentro per creare questa bella infusione? Ah, proprio poco. Io lo faccio schiumare appena appena. Perché poi una parte, come vedi, una parte va qua. E si va a mantecare il nostro risotto in questo modo. Senti che roba. Una parte va qui. Spostiamo la creatura. Perché mettiamo nelle nostre fagioline i pinoli. Ah, pinoli sono questi. Le nostre erbe. Ah, e condiamo anche... Questo che può essere un piatto a parte anche. Assolutamente. O insieme a e parte. E i gatterini così incontrano... Vabbè, ma questo è i meraviglioso. I colori dell'estate. E ma anche in un'insalata potrebbe essere buono. Un'insalata. La fagiolina è versatile per questo. Esaltiamola, facciamola vedere perché qua in un'insalata è già la parte proteica. Abbiamo già tutto, Evelina. No, giusto?
ancora un pochettino di olietto, sopra una bruschetta, come diceva Dimitri sopra prima. Sopra una bruschetta. Fantastico. È meraviglioso, è la morte sua. A questo punto non dobbiamo fare altro che andare a regolare di sapore qui la nostra, tra virgolette, panissa. Questo è un gemellaggio italiano, eh? Certo. Che roba. Meraviglia, grazie che mi fate usare queste cose. Ma che meraviglia, davvero. Che mi stimolate allo studio. Guarda che bello, adesso andiamo col nostro riso. Il formaggio teniamolo a parte, va bene? Ah, c'è anche il formaggio? Ah, sì. No, no, chiedevo, chiedevo. Se non usare io il formaggio è perché magari venendo qua prendo un palo. Prendi un palo, ti senti male, quindi... Mettiamo il nostro pecorino, bello. Pecorino in questo pecorino. Caso, pecorino, ecco. Sì, sì. È importante, se no uno pensa al parmigiano al grana, invece no, pecorino, ancora l'olio aromatizzato. E questa potete lasciarla a parte o potete metterla, vabbè, ma che piatto hai fatto? Ma non l'ho fatto io, sono i produttori. No, l'hai fatto tu, loro hanno prodotto, ma tu hai usato la fantasia. Bravo Sergio Barzetti! Questa fagiolina d'estate, questo risotto meraviglioso, bravo, bravo, bravo.